pomeriggio 5, proposta di matrimonio in diretta, complice Barbara D'Urso. Pomeriggio 5, sorpresa in diretta, proposta di matrimonio con la complicità di Barbara D'Urso. Negli studi di Pomeriggio 5 oggi è stato invitato Carlo Masi, professore alla Sapienza di Roma diventato famoso dopo aver reso noto il suo passato di attore di film a luci rosse. Da Barbara D'Urso quest'ultimo, in diverse occasioni, ha avuto modo di parlare spesso della sua vita privata. Carlo è felicemente innamorato e con il suo partner sogna di mettere su famiglia presto. Il professore, proprio perché intenzionato a coronare questo sogno, oggi ha allora pensato bene di fare una sorpresa inaspettata al suo ragazzo. Pomeriggio 5, proposta di matrimonio, lacrime di gioia e ospiti commossi. Con la complicità di Barbara D'Urso, Carlo Masi oggi si è dichiarato al suo partner. La sua proposta di matrimonio ha molto emozionato gli ospiti presenti in studio che, per l'occasione, hanno fatto i migliori auguri alla coppia. Ti amo non solo per quello che sei ma per quello che sono quando sono con te. Queste le parole con cui Carlo ha aperto il proprio cuore al suo compagno. La sua dichiarazione, inoltre, ha così commosso quest'ultimo che, dopo essere scoppiato a piangere per la gioia, ha subito accettato la proposta e si è detto felice di convolare presto a nozze con il professore. Proposta di matrimonio a Pomeriggio 5, Carlo ha un sogno, vorrei che fosse Vladimir Luxuria a sposarci. Carlo Masi, dopo aver ringraziato Barbara D'Urso per lo spazio datogli e per averlo aiutato ad organizzare la sorpresa, ha anche espresso un altro desiderio. Vorrei che fosse Vladimir Luxuria a sposarci, ha detto il professore a Pomeriggio 5, sarei molto felice se lei volesse celebrare le mie nozze come ufficiante. A lui ed al suo compagno piacerebbe sposarsi a maggio. Tra pochi mesi quindi. Chissà se Vladimir sarà disponibile in quel periodo. Certo è che, qualora accettasse, il loro sarebbe un matrimonio davvero affollato di VIP dato che la stessa Barbara si è detta disponibile a partecipare alla cerimonia.